bellissima iniziativa, anche per la gente che può vedere i propri campioni, può giocare anche con i propri campioni e sono dei sogni che si realizzano per gli sportivi liguri e genovesi. Quest'anno ospiteremo il Global Games, che è la manifestazione paralimpica più importante al mondo. Noi riteniamo che lo sport deve appunto svolgere questa funzione di stare insieme, di togliere le differenze tra le persone, insomma, lo sport nel significato che ci piace di più. Siamo la terza regione in rapporto alla popolazione che dà più atleti italiani per le Olimpiadi. E sono convinto che per le Olimpiadi 2012 a Londra di fare un altro gradino in su, perché in fondo siamo una regione di sportivi. Sono salita un paio di volte, se non tre se non sbaglio, sicuramente è stata un'esperienza bellissima, un gala stupendo, si respirava sport di alto livello, è stata un'esperienza fantastica. Quest'anno penso sia di altrettanto alto livello, peccato che non potrò esserci, che sarò impegnata in una gara, però spero vada tutto bene. È stato bello proprio perché inaspettato e piacevole perché è la testimonianza che comunque la gente vede, capisce, comprende tutti i sacrifici che noi atleta, o che io in questo caso atleta, ho fatto e te ne rende merito e atto con impegnando un po' di tempo dalla loro giornata, anche solo per una volta, comunque per votarti e dare la loro preferenza. Esatto, è proprio la testimonianza, la dimostrazione, forse per il primo anno, che anche noi come sport paralimpico, dalla gente soprattutto, siamo visti e siamo equiparati, agli sport normodotati. È bello, è importante, aver comunque vinto questo prestigioso premio, proprio perché come sportivo paralimpico sono riuscito, grazie ai voti della gente, a stare davanti a persone che tantissimo, tanto hanno fatto per lo sport, definiamolo così, normodotato. Londra 2012 è sempre più vicina. Si avvicina inesorabilmente, troppo anche forse, velocemente, stiamo lavorando bene, perché si continua comunque sempre a migliorare, sto dando tutto quello che ho per arrivarci e mi auguro e spero di raggiungere questo importante obiettivo e se non si riesce nel 2012 ci si prova nel 2016. Matrimonio indissolubile secondo Santa Ormana Chiesa, perché 12 anni di collaborazione, di partecipazione alla nostra attività è veramente una cosa che ci commuove e che ci onora molto, perché è un appuntamento a cui che intendiamo sempre, che puntualmente ogni anno si ripete. Quest'anno noi abbiamo un particolare problema che è quello, come è stato scritto anche in tutti i dépliant della Notte Magica, delle serie dello sport, il problema dei malati di SLA, per i quali oggi ci sono delle difficoltà dal punto di vista delle strumentazioni, perché purtroppo i tagli, la contingenza economica così difficile ha portato anche dei tagli nella erogazione di presidi che sono estremamente importanti, fondamentali per la loro assistenza. E quindi noi adesso dedicheremo tutto il ricavato che ci verrà da Stelle nello sport, lo dedicheremo proprio all'acquisto di questi strumenti. Tra questi soprattutto ci sono i comunicatori, perché sono malati che non riescono a comunicare attraverso la parola e quindi devono comunicare attraverso dei mezzi informatici, mezzi moderni, tecnologicamente molto sofisticati, che sono i computer appuntamento oculare. Sono apparecchi molto costosi e quindi noi dedicheremo appunto il ricavato di Stelle nello Sport proprio all'acquisto di queste attrezzature. Una gioia per noi, una soddisfazione, come diceva. Lo sport per disabili sta crescendo in Italia, in Europa, e cresce anche in Liguria. Abbiamo manifestazioni molto importanti, atleti molto, molto importanti che si stanno facendo valere anche a livello nazionale. Vuol dire che questo movimento è in crescita, si sta consolidando. Con l'avvento delle federazioni abbiamo cambiato anche pelle, diciamo, stiamo cambiando pelle. I nostri atleti per la maggior parte entreranno a pieno titolo
nelle federazioni cosiddette normodotate, quindi in questo caso si completa un ciclo di integrazione che il nostro presidente Pancalli ha voluto dall'inizio del suo mandato e che si sta completando. Credo che questa manifestazione è stata fatta proprio con questo intento, perché noi chiediamo allo sport che si faccia carico delle dinamiche che interessano più generalmente lo sport, quindi uno sport etico, uno sport pulito che rispetta le regole. Sull'etica io e il Presidente, ripeto, abbiamo puntato da molti anni e vogliamo che lo sport, perché lo sport non è soltanto evento come alcuni dicono, lo sport è aggregazione, è socialità, integrazione, inclusione. Quando gli atleti normodotati giocano con i disabili si sentono a loro agio, come i disabili si sentono altrettanto forti per essere come tutti gli altri, quindi questa è la vera integrazione, la vera inclusione, no? E su questo sarà proprio concentrato anche per questa fase, quella giornata lì. Credo che le stelle dello sport venerdì sera ci saranno i grandi campioni, quelli che hanno vinto anche tramite i giornali che sono stati classificati, ma ci sarà soltanto anche l'indomani una grossa giornata di tutte le discipline che ci cimenteranno e daranno veramente lustro allo sport vero. E ovviamente ci sono anche gli sportivi, quelli che hanno fatto sport per tutta la vita, che si sentono importanti quel giorno lì, perché lo sport loro l'hanno sopportato, l'hanno vissuto ulteriormente, e credo che per loro sia anche una bella giornata, ma credo che sia una giornata di sport per tutti. I riconoscimenti a Sara Cruda a Riviera testimoniano la grande qualità del lavoro svolto in questi ultimi anni da parte di tutte le società che è affiliata al Comitato Regionale della FIP Liguria, e in particolare per quanto riguarda Sara Crudo è testimonianza della sua grande qualità, delle sue grandi capacità e di quello che potrà fare quando diventerà adulta come giocatrice. Termogari Spezia, autrice di una stagione davvero eccellente con la conquista della Coppa Italia di A2 e la sfortunata conclusione dei play-off, è una menzione anche per Pegli, quindi sono ben tra le società di basket presenti all'interno di questa classifica. Una grande soddisfazione, noi tutti gli anni fortunatamente siamo sempre sul palco insieme a voi, grazie a voi, e le due ragazze sono veramente due ragazze meritevoli della ginnastica ritmica, che stanno viaggiando a dei livelli eccezionali di interesse nazionale, quindi speriamo ci sarà un po' l'handicap del palco che non è delle dimensioni giuste per fare esercizi particolari con la ritmica, però cercheranno di fare un'esibizione bella per allietare il pubblico. Il giorno dopo, grazie a voi, siamo al Porto Antico a fare un Auxilium Day come l'anno scorso, che ricalcherà un po' tutte le nostre attività. Nella serata della Lotte Magica abbiamo il piacere di essere presente come da tanti anni. Io insegno tutte le danze, dal ballo liscio, le danze latinoamericane, le danze carabiche e le danze standard. Abbiamo bambini che parlano dai 6 anni, anzi da 5 anni, e vanno fino alla categoria senior, sia come balli di coreografici, quindi danze coreografici come mambo, bachata, salsa, e poi come balli di coppia, come valzer lento, tango, quick step. Certo, alcuni balli richiedono spazi molto grandi. Noi comunque vogliamo essere presenti come sempre, perché ci fa piacere esserci. Un weekend, diciamo che saranno 20 giorni di fuoco, perché abbiamo il nostro derby questo fine settimana al Palazzetto di Sant'Eusebio, che sono i campionati regionali di combattimento. Poi siamo in pieno, diciamo, preparativo europei di forme di taekwondo al 105 Stadium. Saremo presenti al Stelle nello Sport, alla Notte Magica, poi il weekend successivo agli universitari e al quadrangolare a Lione internazionale, quindi insomma diciamo che non stiamo dormendo quasi nulla e i preparativi sono fatti, andrà sicuramente tutto bene, anche se rimane sempre l'ansia che andrà via solamente il giorno dopo dalla manifestazione. Per noi è sicuramente una grossissima soddisfazione, è in fondo diciamo la prima partecipazione che facevamo a questa manifestazione, per noi è una manifestazione di grande prestigio, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo avuto un po' di paura l'ultimo giorno, perché eravamo proprio a pochi voti di distanza dall'undicesima. I ragazzi hanno fatto un grande sforzo a comprare le schede del secolo, abbiamo divulgato, diciamo che ripeto, poi la grande soddisfazione di arrivare nei primi 10 alla prima presenza è sicuramente per noi un grosso risultato. Insomma, siamo una società che fa parte di uno sport, che pratica uno sport sicuramente non famosissimo,
o perlomeno di grande tradizione, però oggi chiaramente come quello è uno sport di quelli considerati un po' sport minori, secondo me a torto, ma comunque sport minore, e quindi il fatto che lo si possa promuovere anche attraverso queste encomiabili peraltro manifestazioni, attraverso questi concorsi, per noi è sicuramente una cosa molto importante.